Ciao, sono Maria Chiara Centorami, ho 31 anni e faccio l'attrice. Ciao. Senti, noi ti abbiamo conosciuto, diciamo, il grande pubblico con la serie di cui si sta parlando moltissimo di Muccino. Però c'è qualcosa che si sa poco di te che a me piacerebbe parlare, di cui mi piacerebbe parlare. Tu hai aperto una scuola di teatro, giusto, per bambini? Cioè, lavori con i bambini? Lavoro con i bambini, adolescenti, ho iniziato questa avventura nel 2017, è nata nella mia città, che è Vasto, una cittadina sul mare in Abruzzo, e è nata un po' come un gioco con l'intenzione di coniugare due passioni, quella per il teatro e quella per i bambini, per l'infanzia. È venuta un po' da sé perché io vengo da una famiglia in cui mia madre, tutte le mie zie sono insegnanti, maestre. Ho avviato questo laboratorio estivo e non pensavo che nascesse poi un corso così stabile e duraturo. All'inizio erano 20 ragazzini, poi nel frattempo sono cresciuti con me, adesso sono diventati 60, ho quattro gruppi e insomma, ci divertiamo. Bellissimo. È un viaggio anche attraverso le emozioni, soprattutto attraverso le emozioni, per avvicinare i ragazzi a un'arte che è un'arte antica, quella del teatro, perché nel momento in cui appunto i social fanno da padroni, io trovo che sia importante andare poi a ricercare delle origini che rischiano di andare perdute, ecco. Mi piace. Tra l'altro volevo chiederti, tiriamo un po' di acqua al nostro mulino, al mulino del nostro settore. Uno fa un figlio e tendenzialmente lo iscrive a danza, calcio, no? Lo sport e l'attività poi rientra sempre in quel contesto lì. Perché invece, cioè, fa bene il teatro anche ai ragazzi? Perché? Perché innanzitutto ci permette di porci delle domande e ci fa mettere davanti a uno specchio, allo specchio del proprio io, e quindi ci permette di conoscerci attraverso le nostre emozioni, il nostro relazionarci con gli altri, ad esplorare meglio le dinamiche di gruppo, quindi a prendersi anche delle responsabilità, perché quando si porta uno spettacolo in scena non lo si fa solo per il pubblico o per se stessi, bisogna difendere delle dinamiche di gruppo, bisogna stare in compagnia, quindi collaborare con gli altri, mettersi in discussione, mettersi a servizio degli altri, mettersi nei panni degli altri, diventare altro da sé, provare a capire qualcosa o qualcuno che è altro da noi. E questo. Per esempio, lo sport spesso è molto, non per forza è una cosa di gruppo, cioè spesso è molto individualista in questo, invece, il teatro ci permette di affrontare la coralità proprio per quello che è, quello che rappresenta. A proposito di coralità, me lo servi su un piatto d'argento, tu esci dalla serie corale per eccellenza del momento. Ti vorrei chiedere da spettatrice, perché immagino che tu l'abbia rivista, secondo me A casa tutti bene ha tantissime linee narrative che ci riguardano un po' a tutti. Sì. Beh, Qual è quella che senti più tu al di là del tuo ruolo? allora, sicuramente ho vissuto il mio personaggio cercando di trovare dei punti in comune e quindi comunque ora a questa domanda ti risponderei il mio, perché Isabella è una donna che è innamorata dell'amore, è innamorata della vita, dell'arte. Lei insegna danza. Sappiamo poco di Isabella nella storia, apprendiamo poco di lei. E insegna danza perché avrebbe voluto fare la ballerina, poi è diventata mamma, però dice in un certo punto: ho continuato in qualche modo ad inseguire il sogno. Recupera questo amore che è stato il suo primo amore e devo dire che nell'affrontare il personaggio io ho cercato di metterci molto di mio. Poi a livello di altri personaggi, per esempio, viene da pensare a quello
di Sveva Mariani, che interpreta una figlia, una giovane figlia di separati. Anch'io vengo da una famiglia del genere, quindi comunque ho vissuto anche le dinamiche della figlia con una famiglia allargata, ecco, quindi sicuramente anche questo è un personaggio che negli anni passati poteva essere vicino a me, ecco. Ok. Senti, tra l'altro Muccino ha messo, diciamo, in mano a te e a Simone quella che è proprio il pathos mucciniano per eccellenza, cioè l'amore passionale, quello che scoppia ovunque, addosso alle porte in qualsiasi momento. Ti volevo Esatto. chiedere, innanzitutto, com'è stato girare quelle scene, possiamo dirlo, di sesso, tanto non è una parolaccia, e poi se avevi Certo, anche vabbè. tu questo mito un po' di quello, quell'immaginario di Muccino è stato forte negli anni in cui noi siamo cresciute, quindi... Esatto. Esatto, sì, quindi una bella responsabilità. E devo dire che all'inizio ero terrorizzata dal dover affrontare quelle scene, però poi è stato tutto molto naturale perché Gabriele in questo ci ha aiutato tanto, nel senso che lui lavora anche spesso con la musica, quindi ci aveva messo un sottofondo musicale, poi io avevo chiesto il closed set, quindi comunque c'è stato un rispetto, un silenzio e anche con Simone Liberati, appunto. Simone è stato molto rispettoso nei miei confronti, davvero gentile, mi ha messo a mio agio e devo dire che abbiamo girato anche in poco tempo, in pochissimo tempo quelle scene. E in generale poi la passionalità, al di là della scena di sesso, la passione tra questi due personaggi c'è sempre, torna sempre e devo dire che insomma, bisogna provare in qualche modo a fare un po' un pongo, no? A prendere un po' di tutte le persone che amiamo, che abbiamo amato e attaccarle addosso alla persona che abbiamo di fronte, in questo caso il povero Simone, che però è stato, insomma, è stato facile lavorare con lui, ci siamo trovati bene e quindi sono riuscita a nascere delle belle cose e delle belle emozioni. Ecco, quando ci si trova a proprio agio si riesce ad affrontare una dinamica di coppia anche a livello attoriale, altrimenti questo è molto difficile. Poi Gabriele accompagna molto gli attori, è veramente molto presente e quindi evita che si creino degli imbarazzi, delle cose, delle dinamiche strane. Lui è lì con noi a gioire, a soffrire, ad amare con noi, quindi questo ci ha accompagnato, insomma. E credo che Muccino sia in grado, e tutto il cast che ha messo in piedi lo dimostra, di raccontare ancora delle storie familiari con tutto quello che comprende, quindi i lutti, le corna, i tradimenti, le riappacificazioni. Secondo te è importante raccontarle queste storie e non lo so, come ti fa sentire da attrice prendere parte a questi progetti? Assolutamente sì, è importante perché il nostro quotidiano è quello che viviamo in ogni casa e, come si dice, in ogni casa ci sono i propri drammi, i propri panni sporchi da lavare in casa e quindi io credo che sia importante anche per uno spettatore potersi riconoscere e dare così tante sfaccettature e così tante, appunto, raccontare così tante dinamiche all'interno di un nucleo familiare dà a un pubblico sempre più ampio la possibilità di trovare la storia nella quale rispecchiarsi, alla quale appigliarsi e vedersi raccontato in qualche personaggio. Quindi questa coralità di cui parlavamo prima e questo ampio margine, ecco, di racconto, dà sicuramente al pubblico una possibilità di Sì. catarsi, Senti, di, ecco, dopo una importante. serie come questa, con un gruppo di colleghi come questi, a cosa si può ambire nell'immediato? Qual è il sogno? Intanto la seconda stagione perché siamo con il fiato sospeso e insomma, sono curiosa di sapere se e quanto soffrirà la mia Isabella che finora era sulla Love Boat. E poi spero, insomma, di
approcciare a nuovi progetti cinematografici. Mi piacerebbe misurarmi con dei ruoli anche, insomma, più drammatici, che sono, tra virgolette, abituata ad affrontare più nel teatro, e quindi sarebbe bello poter fare un lavoro di questo tipo anche nel cinema. Io ho cercato di portare una fragilità all'interno del personaggio di Isabella, per quanto fosse sempre così radiosa e sorridente, ho cercato di raccontare anche le sue tristezze interiori. Mi piacerebbe affrontare anche un personaggio che magari può essere carico di rabbia, ecco, esplorare queste diverse condizioni Ci sei riuscita, dell'io. secondo me. Isabella è uno dei miei preferiti perché è carica di tante cose. Poi secondo me sarà un personaggio in divenire, no? Ti Cioè ha ringrazio. tante possibilità di essere esplorata. Spero. Ah, quello E sì. no, volevo chiederti un'ultima curiosità. Ho sempre l'impressione quando vedo le foto che condivido, insomma, quello che condivide Muccino, che Sì. abbia, non lo so, che ti abbia proprio scelta. Mi sembra che tu possa incarnare il tipo di attrice, di attore che lui va a cercare. Com'è stato? Non so, ti arriva questa cosa da parte sua o la sto vedendo solo io? Sì, arriva e ti ringrazio di avermelo detto, perché insomma è importante. E io ho conosciuto Gabriele durante una masterclass, un laboratorio di recitazione, e poi lui si è ricordato di me per farmi fare questo provino. Ma così come si è ricordato anche di altre persone, cioè all'interno del cast, non faccio nomi, non tra i principali, però ci sono anche altre persone che vengono magari da laboratori che lui ha tenuto, e quindi allievi ai quali lui si è affezionato e ha voluto dare questa possibilità. Quindi sono arrivata al provino con una tensione e una gioia, ma anche con un'apertura da allieva più che da attrice che veniva esaminata, non so come dire. E quindi questo è stato forse importante per lasciarmi andare nel portare la mia proposta di personaggio di Isabella, ecco. Io spero che ti porti fortuna Questo. questo personaggio e che sia una bella Ti svolta. Ti lascio con una ringrazio. domanda, gioco che facciamo sempre qua, tre canzoni che ti rappresentano, proprio che sono, non lo so, tue. Tre canzoni. Ok, Ci puoi pensare, eh? aiuto. Fatemi pensare. Allora, tre canzoni. Una è di Fabio Concato, e non ricordo il titolo, però fa tipo. Tu che sei Fiori nata dove c'è sempre il sole. Ok, questa è una di canzone maggio. che racconta molto. Esatto, Fiori di Maggio, racconta molto di me, della mia storia familiare, e quindi Ma mi fa ce ne canti un altro po'? Ce commuovere, ne vuoi cantare un altro po'? ok. Ci provo. Tu che sei nata dove c'è sempre il sole, sopra uno scoglio che ci si può tuffare. E quel sole ce l'hai dentro al cuore, il sole di primavera. Sopra uno scoglio ho immaginato Mi un sono emozionata anch'io, fiore. che voce ragazzi. Ok. No, questa. E poi, che ti dico? Un'altra è l'Albergo Aore, che tra l'altro, cioè, è perché è legata a un ricordo di A casa tutti bene. Noi avevamo l'usanza di fare questo karaoke pazzesco sul mare, quando eravamo all'Argentario a Bellissimo. girare. E io non bellissimo, io non avevo mai fatto un karaoke in vita mia. E quella sera mi sono convinta, ho fatto training autogeno e sono riuscita a cantare finalmente. Ho cantato l'Albergo Aore, e quindi. Bellissimo. Questa è la terza, devo averne tre, ma come faccio? Così, Mannaggia a dai, voi. chi vince Sanremo, se no. Aiuto! Ah, no, 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 allora preferisco trovare la terza canzone.
Ah sì, ok, Vasco, ed è... siamo liberi. Sì. Vasco della vita. Come Sì. mai Vasco della vita. Vasco? Vasco perché mi fa pensare al mio papà, che non c'è più, che non aveva niente di Vasco, ma mi fa pensare a lui. Grazie. Penso che Grazie a voi. Vasco, quando c'è nella vita di qualcuno, è collegato anche spesso a chi non c'è più. È una cosa che condivido con te. Ti Grazie. ringrazio.